Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo sulla Kawasaki Z650 del mio amico Matteo, che però, come sentite, sono costretto questa volta a alzare un po' la voce perché, come vi avevo preannunciato nello scorso video, quel famoso lavoretto da fare per estrarre il DB Killer è stato realizzato ed ora la moto, beh, adesso tra poco mi fermo così ve la faccio sentire da fermo, ma a parte che vibra già un po' di più. Ma poi non so se è perché comunque io sono abituato alla mia, ma rispetto all'altra volta mi sembra che abbia addirittura un po' più di spunto, anzi mi sembra che vada addirittura di più. Allora, a me è sempre stato detto che se si va a cambiare, modificare l'impianto di scarico, soprattutto andando ad estrarre il catalizzatore, appunto mettendo un collettore decatalizzato, l'operazione da fare per non avere perdita, soprattutto ai bassi, è quella di o aggiungere una centralina aggiuntiva, ragazzo mio però, o di mappare la centralina originale. Anche se recentemente alcune persone con cui ho parlato, che hanno fatto appunto questo lavoro sulla propria moto, non hanno avuto necessità di fare questo poi secondo lavoro, e da quello che poi sento addirittura qui mi sembra proprio che la moto vada di più. Senti qua come spinge, poi veramente il sound, pensavo che ci sarebbe stata una differenza senza DB Killer, ma così non me la sarei mai immaginato. Il sound è molto simile alla mia, però è un pelino più cupa, scoppietta di meno. Anche se c'è da dire comunque che la mia il catalizzatore ancora ce l'ha, anche se poi vi spiego che ci sarà per poco ancora. Senti qua come va, porca boia, viaggia più dell'altra volta. Dio, gusto, però i botti li tira anche questa, Sì, sono assolutamente certo che vada molto più forte dell'altra volta. Marmita. 20 euro, 20 euro. 20 euro, non è originale, non è originale, però se non te lo dicevo non ti accorgevi. L'hai serigrafato te? No, mi è arrivata già così. Sì? Sì, faccio vedere il link se vuoi. 20 euro su Amazon. Su Amazon? Ma da dove arriva? Non so, dalla Cina penso. Ma non è omologato? No, beh, neanche quello originale sarebbe omologato. Bello, però sta bene il suo. In realtà questo qui l'ho dovuto, io ho comprato anche due adattatori qua che mi sono fatto saldare insieme per poterlo attaccare lì, perché altrimenti perché altrimenti mi usciva tutto storto di qua, era una mezza. Io volevo questo, allora gli ho fatto fare un lavoro al meccanico, in totale ho speso 70-80 euro, mi sono fatto fare un lavoro del genere, anche perché se prendi lo scarico completo spendi 1000 euro. Per cui... regolare. Sì, certo. Tipo il suo. Ah, sta proprio bene. Poi è anche bellina. Ah, sì. Che sito è quello? Amazon. Ah, Amazon? Sì, normale. Sì. Ma si trova dappertutto, le robe del genere, solo che magari a Karapovic si vede che non è originale. Questo qui invece sembra proprio preciso, la scritta è semplicemente un po' più piccola, quelle originali sono più grosse. Forse sarà anche un po' più sbiavita forse. Però... sì, poi i materiali magari non sono gli stessi, ma finché è soltanto il terminale, cioè, cambia ben poco. Veramente divertente, veramente divertente. Beh, ma va molto più forte. L'ho detto. Dio può. Anche senza ribaffarla. Porca boia. Allora ve la faccio sentire un po'. A parte che dunque qui come non ci sta. Il meccanico è riuscito a togliere appunto il DB Killer che ha lasciato un bel buco. Ora lì che roba. Dio può. Ecco, avete già sentito un po' un accenno, questo è. Aspettate che cavo il microfono dalla GoPro così ve lo faccio sentire proprio al meglio. Solito consiglio, mettete le cuffie. Mi aspettavo una differenza rispetto ad averlo o non averlo il DB Killer, ma così è veramente wow. Sarà che da me non l'ho sentita la differenza con senza, ma qua veramente è allucinante. Così sicuramente 35 km non li ha. Qui siamo sui 55 cavalli secondo me, così sì. Cioè 6-7 li ha presi tutti, sì. Dio po'. Loro la MIV te lo danno col DB Killer, ti danno 4 cavalli in più, magari senza qualcosa in più ho preso. Dunque invece per quanto riguarda la mia, ultimamente ho chiesto di farvi vedere un po' come ho risolto il problema del portatarga. Avevo detto che non lo avrei cambiato, invece questa mia idea è durata veramente poco. Ho messo delle freccettine veramente mignon. Questo è l'attacco che... il portatarga non è della Barracuda, l'ho preso universale in un negozio qua a Morciano, le frecce uguali e anche la lucina qui. Faccio vedere com'è attaccato da dentro. Niente, ho utilizzato i buchi che c'erano già precedentemente per il vecchio portatarga e per i fili ho dovuto fare, non so se ho dovuto tagliare dei pezzi, penso di sì, però col fatto che sono a LED vanno più forte di quello che dovrebbero andare. Vedete che la lucina ha il doppio della velocità a cui dovrebbe andare, bisognerebbe cambiare ecco le resistenze per poterla far andare alla velocità giusta, ma a noi ci importa poco. In più allarme spoiler. Visto che uno di voi mi ha inviato un video su Instagram in cui mi ha fatto vedere lo scarico Arrow della sua CBR modello 2018 che lanciava dei fiammoni allucinanti, mi è venuta voglia anche a me di cercare un collettore decatalizzato. L'ho trovato a poco prezzo, non di una marca che in realtà non mi ricordo neanche il nome, a poco meno di 200 euro. L'ho già acquistato, domani dovrebbe arrivarmi, quindi per la prossima settimana dovrei riuscire a caricare un video in cui da qui usciranno delle belle fiammone. Quindi se non volete perdervi questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, attivate la campanella e arrivederci. Al prossimo video.